Perché probabilmente non vuoi parlare dentro a Varghigiani, che sono io sabato mattina a parlare con Gianni di questa roba. Devo spiegare bene per filo e per segno cosa bisognava fare. Prende la cavalletta da preparare, eccetera, eccetera. Taxi di Spagnulo. sono molto felice di essere qui a Brisighella, che per me ha un valore non solo perché è una bella città, ma mi rimanda agli anni della mia gioventù, dove io ho studiato a Faenza, sono stato 6 anni in questi luoghi. Dove andare 20 cm più avanti dall'altra? Volevo solo darci apertura a questa manifestazione, mostra di Spagnulo, cui ringrazio. Io ho imparato a far tutto praticamente, ho imparato a bere il vino, a mangiare bene e altre cose. Un po' faccio. E per la sua disponibilità che ho voluto dare a Faenza e a Brisighella nell'esporre le sue opere che sicuramente esaltano la nostra città. Nel frattempo erano sempre questo straordinario ricordo di questa città. Sono contento che io ho studiato qui, poi c'è stato 40 anni di distacco, no? E poi dopo 40 anni di distacco c'è stato di nuovo questo incontro stupendo, come le persone che si incontrano tanto tempo. L'installazione di Spagnulo, ognuno avrà modo di vederle, di ammirarle. Riescono a dare un'impronta particolare a un centro che è sicuramente molto suggestivo. Coloro che si sono adoperati per questa mostra, cioè il Circo degli Artisti di Faenza, la persona di Fabri in particolare, che si è operato tanto per allestire con Lega, con i suoi collaboratori, e dare il benvenuto far crescere l'attenzione per questo patrimonio importantissimo che abbiamo. Non è un patrimonio solo di Faenza. Ma niente, anch'io solo 2 parole. Il fatto che le opere d'arte non si spieghino per quanto riguarda Spagnulo è veramente al massimo grado. Non si possono, non si debbono spiegare, si spiegano da sé. Io devo ringraziare il sindaco, l'assessore, devo ringraziare Lamberto Fabri per avermi dato la possibilità di scrivere delle cose su Spagnulo, su quello che ha fatto. Il qui presente critico e caro amico Tommaso Trini ha scritto tra gli altri una cosa così bella che veramente è un compito non facile stare al passo. Ecco. Devo dire che proprio Trini ha avanzato questa cosa del lavoro di Spagnulo come lavoro di amore, come lavoro erotico in qualche modo con la materia, come potrebbe essere diversamente pensando proprio al fuoco, no? Mi sono segnato una frase di Auguste Rodin che dice: qualsiasi cosa è soltanto il bordo della fiamma alla quale deve la sua esistenza. Facciamo le feste. no, caviamo la scala qui.